Si riducono il tasso di risparmio e il potere di acquisto delle famiglie. Secondo quanto rileva l'Istat, nel corso del 2023 il reddito disponibile è aumentato del 4,7%, pari ad un incremento di 58 miliardi. La consistente crescita dei prezzi ha tuttavia determinato una contrazione dello 0,5% del potere d'acquisto, che ha seguito la flessione dell'1,8% registrata nel 2022. La spesa per i consumi finali è cresciuta del 6% e la propensione al risparmio delle famiglie calata al 6%, toccando il valore più basso dal 1995. Il tasso di investimento delle famiglie si è portato al 9%. Nel 2023 il reddito è aumentato di 75 miliardi di euro. Le imposte pagate dalle famiglie sono aumentate di 24 miliardi per la crescita dell'IRPEF e delle ritenute sui redditi da capitale e sul risparmio gestito. Per i contributi sociali versati, nel complesso cresciuti di 10 miliardi di euro, si registra un aumento del 7% per quelli pagati dai lavoratori autonomi e una diminuzione di quelli a carico dei lavoratori dipendenti. Le prestazioni sociali hanno registrato un incremento del 4%, pari a 19 miliardi. La dinamica positiva delle prestazioni sociali è dovuta principalmente all'aumento delle pensioni e rendite erogate dagli enti di previdenza e delle misure relative agli assegni familiari. Utile netto da record, in crescita del 23% a 3,1 miliardi di euro. Patrimonio in salita a 27,9 miliardi, più 8%. Sono alcuni dei numeri relativi al 2023 di Cassa Depositi e Prestiti, che ha presentato nella sua sede romana i risultati di bilancio. L'amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco. Sono dati molto buoni, soprattutto perché a 2 anni dal lancio del piano industriale abbiamo raggiunto circa l'80% in termini di risorse finanziarie date all'economia italiana. Abbiamo già raggiunto ed ecceduto l'obiettivo in termini di investimenti che si sono realizzati grazie al nostro intervento, quindi 51 miliardi di finanziamento che hanno attivato oltre 133 miliardi di investimenti, risultati finanziari molto buoni con un utile mai raggiunto in precedenza, quindi tutto questo penso che sia molto buono per l'economia italiana soprattutto. Dopo l'approvazione del piano industriale nel 2021 per Cassa Depositi e Prestiti si è avviata una nuova fase. CDP è diventata una banca promozionale capace di offrire finanziamenti, di fare investimenti, ma anche sempre più di offrire servizi di advisory, quindi stiamo lavorando con i ministeri per il PNRR, con le regioni per l'utilizzo dei fondi europei, stiamo gestendo delle risorse pubbliche, quindi finanziamenti, investimenti, mandate management e advisory. E questa è un'attività, diciamo, che viene fatta con grande attenzione all'impatto che viene generato. Oggi non dobbiamo fare solo volumi, dobbiamo fare crescere l'economia italiana, ridurre le emissioni e creare posti di lavoro. Il Made in Italy sta attraversando una fase molto positiva. E quello del design è uno dei comparti più in salute. Ne ha parlato l'architetto e designer Carlo Colombo, intervistato da Claudio Bracchino per il magazine televisivo Ital Press Economy, in vista dell'apertura del Salone del Mobile di Milano, in programma il 16 aprile. Made in Italy è perfettamente in salute, io giro il mondo tantissimo, sono sempre in aereo, devo dire che quando parli di italianità c'è grande rispetto per la creatività, per il mondo del Made in Italy, quello sì. Cosa presenterà con Carlo Colombo al Salone del Mobile che arriva? Che cosa avete storicato? Le collezioni sono molteplici, sono tante, con tanti brand legati all'automotive, al fashion, quindi da Trussard di casa a Elisab fino ad arrivare a Bentley e a Bugatti, e poi clienti storici come Giorgetti, come Antonio Lupi, come Artemide e tanti altri, diciamo, brand con i quali io lavoro da tantissimi anni, e quindi diciamo non è possibile svelare esattamente tantissimi brand, ma verrete a vedere. Press Economy se ne occupa, andremo a Milano, è uno dei grandi eventi economici della nazione. Sì, arriveranno come al solito circa 500.000 persone da tutto il mondo per diciamo ammirare quello che è la nostra creatività, il nostro modo di essere italiani nel mondo attraverso, certo, diciamo, il mondo del design vero. Novità sul fronte delle donazioni. Un genitore o un fratello che aiuta il familiare a comprare un'auto o una casa tramite bonifico non può essere soggetto a tassazione, perché il trasferimento è considerato donazione informale e non è soggetto all'obbligo di registrazione.
Questo è un esempio pratico di come l'ultima sentenza della Cassazione, la numero 7442, interviene su una vecchia circolare dell'Agenzia delle Entrate risalente al 2015.